Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Allora, il video che giro oggi è un video che mi piace moltissimo, ovvero la mia TBR autunnale, cioè i libri che io voglio leggere entro Natale, perché di solito a Natale mi arriva sempre qualche libro nuovo e questa TBR non soltanto mi permette di arrivare a Natale con insomma un po' più di libertà di leggere i libri nuovi che mi arriveranno, ma mi permette anche di smaltire diversi titoli che avevo in libreria e che finalmente voglio leggere. Allora, anche l'anno scorso avevo fatto questo video, ve lo lascio nella i, ed era piaciuto molto a voi ed è piaciuto molto anche a me, perché come ho detto anche nel video precedente, io quando faccio le TBR le rispetto. Allora, ho dato un'occhiata nella mia libreria, perché da quando ho chiuso il negozio chiaramente un po' di titoli me li sono portati a casa, quindi ho più titoli da leggere del normale, perché sono abituata ad avere veramente pochi titoli nuovi, a comprarli sempre via via che ne ho bisogno comunque, e ho notato che ho all'incirca 15 titoli ancora da leggere. Non credo di farcela entro Natale, perché ho tante cose da fare, lavoro eccetera, non riuscirei a leggere 15 libri in 2 mesi e mezzo, però ne ho scelti 10 in ogni caso che mi piacerebbe in ogni caso portare a termine entro Natale, sarebbe comunque un buonissimo risultato. Cominciamo con il primo titolo, che è quello che sto attualmente leggendo, quindi in ogni caso chiaramente questo è uno di quelli che devo obbligatoriamente terminare, ed è Entra nella mia vita di Clara Sanchez, un libro meraviglioso e mi sta piacendo tantissimo, quindi sicuramente lo finirò in breve tempo. Una storia molto accattivante, molto coinvolgente, misteriosa, e oltretutto questo è il primo libro che leggo di Clara Sanchez e scrive davvero bene. Comunque ve ne parlerò chiaramente nei video delle letture. Secondo libro che nomino, e ovviamente questo non poteva mancare, è La colonna di fuoco di Ken Follett, l'ultimo libro di Ken Follett. Non posso assolutamente concludere l'anno senza averlo letto, ma fino ad ora non ho trovato il momento giusto per cominciarlo, perché è come se lo vedessi e pensassi: questo libro è troppo bello, non lo voglio iniziare per poi non doverlo finire, perché vorrei che durasse per sempre, cioè una cosa del genere c'è nella mia mente. Comunque devo trovare assolutamente il modo di cominciarlo. Questo libro sicuramente lo leggerò in contemporanea a qualcos'altro, perché questo non me lo posso portare dietro essendo abbastanza cicciotto, e quindi lo leggerò la sera a casa, mentre invece in giro, ecco, magari mi porterò un'altra lettura più facile da trasportare. Terzo libro che vorrei leggere entro Natale è Martin il romanziere di Marcel Aimé. Questo l'ho preso al Salone del Libro di Torino ed è una raccolta di racconti di uno scrittore francese. Sono curiosa perché la mia sorella ha preso un altro titolo sempre di racconti, di un autore che si era appunto ispirato a questo qui, e a lei sono piaciuti tanto, quindi mi piacerebbe sicuramente leggerlo al più presto. Oltretutto io i racconti non li leggo, ecco, di solito così tanto. In questo periodo sto leggendo praticamente solo quelli di Sherlock Holmes, e quindi mi piacerebbe portare a termine questo, perché comunque è il modo di leggere un racconto ogni tanto quando voglia. Libro numero 4, sempre acquistato al Salone del Libro, è La casa delle parole di Cécile Culon, credo si pronunci. Questo ne avevo parlato nella mia, nel video insomma dei libri acquistati al Salone, e che ve lo lascio qui. In ogni caso dovrebbe essere ambientato, se non mi ricordo male, in un mondo distopico in cui le persone non sono alfabetizzate, ma vengono rinchiuse tutte in dei grandi stadi all'interno dei quali una voce narrante racconta delle storie, e quindi vengono inculcati certe storie, certi insegnamenti alla popolazione ignorante. Poi chiaramente ci sono dei protagonisti che escono un po' dalle regole. Questo è un libro molto breve, quindi non me lo vorrei portare fino al prossimo anno, vorrei sicuramente leggerlo prima. Passiamo adesso al libro numero 5, ed è questo qui, La donna in gabbia di Jussie Adler-Olsen. Questo fa parte di una serie chiamata Giallo Svezia, che ho acquistato in edicola, e sono tutti gialli di scrittori svedesi. Io ho letto, come appunto avrete capito, i primi tre, perché questo è il numero 4, e mi piacerebbe andare avanti. Questi gialli me li leggo proprio raramente, una volta ogni tanto quando mi prende la voglia di giallo, anche perché purtroppo il primo volume, insomma la prima uscita mi era piaciuta moltissimo, le altre due molto meno, quindi
Ho un po' paura che questa collana sia stata ideata come un primo volume strepitoso, gli ultimi volumi molto belli perché gli ultimi tre sono Uomini che odiano le donne, che io non ho acquistato perché avevo già letto, e per invogliare le persone ad acquistare anche tutti i volumi di mezzo. Quindi speriamo che questo libro mi prenda un po' di più e sia carino. In ogni caso, l'intenzione è di leggerli tutti, quindi questo sicuramente lo voglio leggere. Passiamo adesso ad alcuni libri che sono il secondo volume di serie che ho già cominciato, perché chiaramente, avendo iniziato delle serie durante quest'anno, non voglio aspettare troppo a leggere i volumi successivi per non rischiare di dimenticarmi alcuni particolari. Quindi il primo che vi faccio vedere è Il gioco dell'angelo di Zafon, che è il seguito di L'ombra del vento, che come sapete ho letto e mi è piaciuto moltissimo. Quindi questo è il secondo volume, voi sapete, l'ho detto 100 volte comunque, che mi manca ancora il terzo e ho già disponibile in libreria il quarto. Quindi comunque, essendo delle storie anche abbastanza sono belle, coinvolgenti, però ci sono tanti personaggi, tanti avvenimenti, tante storie, tanti dettagli, insomma, ci sono tante cose da ricordare, quindi non vorrei dimenticarmi il libro che ho già letto e quindi al più presto voglio leggere anche questo. Settimo libro, sempre secondo volume di una serie, è la storia del nuovo cognome di Elena Ferrante, quindi il secondo volume della tetralogia dell'Amica Geniale. Come sapete, anche in questo caso ho letto il primo volume e mi è piaciuto molto, ma non so perché lì per lì non ho sentito la necessità di proseguire. Rimane il fatto che di questa serie si sente parlare solo e soltanto in maniera eccelsa, e quindi sicuramente, insomma, i volumi li ho tutti a casa, voglio sicuramente proseguire e terminare la tetralogia. E nel frattempo, appunto, vorrei riuscire a leggere anche il secondo volume e a lasciarmi, ecco, gli ultimi due, soltanto gli ultimi due per il prossimo anno eventualmente. Terzo ultimo volume che vi presento oggi è Hollow City, il secondo libro di Miss Peregrine, La casa dei ragazzi speciali, di Ransom Riggs. Quindi questo, come appunto dice il titolo, è il secondo volume della Casa dei ragazzi speciali, e anche questo voglio leggerlo perché il primo l'ho letto addirittura a marzo, quando ero in Irlanda. In vacanza in Irlanda mi sono letta il primo. Come ho detto, non voglio lasciarmi queste serie troppo alle spalle, perché sennò mi potrei dimenticare i particolari della storia. Oltretutto, questa non storia che mi piace molto, si legge anche molto bene, molto rapida, una storia d'avventura, quasi un romanzo adolescenziale per ragazzi, che però mi, insomma, ha coinvolto tanto, quindi anche questo rientra nella mia TBR. Penultimo volume, e questo è l'unico che spero veramente di leggere perché ce l'ho da tantissimo tempo, non voglio veramente più portarlo avanti, nel senso, non voglio più averlo in libreria senza averlo letto, ed è Prigionieri dell'Islam di Lily Gruber. L'ho comprato in un periodo in cui ero veramente molto coinvolta dalla questione razzismo, dalla questione musulmana, dalla questione attentati e dal modo in cui l'Italia e il mondo sta reagendo a questo fenomeno. Oltretutto ho sentito parlare bene di Lily Gruber come scrittrice, quindi mi piacerebbe realmente leggerlo. Ho letto le prime pagine, poi non so perché mi sono fermata, mi sono dedicata a qualcos'altro e vorrei riprenderlo assolutamente. Questo è un volume, chiaramente non è un romanzo, che affronta vari temi. Ho letto la trama, insomma, ne affronta veramente tanti, non soltanto i migranti che vengono qui in cerca di asilo, in cerca di una vita più sicura, scappando da guerre e povertà, ma in generale anche di come gli islamici stiano reagendo a ciò che sta accadendo in questo momento, a come gli italiani o comunque gli occidentali lo stiano facendo, di quale sia la mentalità giusta da seguire e quali sono invece le mentalità predominanti in questo periodo. Insomma, lo vedo come un libro molto interessante, so che può piacermi, però ho paura che sia un po', non so, un po' poco coinvolgente, dato che sono una persona molto impegnata in questo periodo, perché tra il lavoro, tra i vari, non so, le attività che faccio col mio gruppo parrocchiale e così via, non ho sempre tanto tempo, quindi ho bisogno di letture che mi prendano, che mi coinvolgano, quindi spero veramente che questo libro lo possa fare. Infine, ultimo libro, è un libro in inglese, ovvero Cyber Cinderella di Christina Hopkins. Questo libro, oltretutto, non l'ho inserito nel mio book haul, che vi lascio qui, un video in cui parlavo dei libri in inglese, dei libri di come leggo io in inglese e di quali libri avevo ancora in casa da
da portare a termine, da leggere. Questo mi era sfuggito perché era rimasto in una borsa, non so, qui in giro per casa. Fatto sta comunque che vorrei leggerlo perché appunto ho alcuni libri in inglese da leggere e purtroppo li sto lasciando indietro sempre per lo stesso motivo, perché ho bisogno di qualcosa che mi prenda molto e che mi non mi faccia durare tanta fatica. È ovvio, io in inglese riesco a leggere abbastanza bene, però è chiaro che in italiano leggo in maniera più spedita e con più semplicità, e quindi insomma, voglio, ci tengo a far entrare nella mia TBR anche un libro in inglese per portare avanti anche quei libri lì, questi libri in lingua, anche perché è inutile che poi li compri e poi li lasci tutti lì. Ecco, spendo due parole veloci sulla trama perché magari questo vi potrebbe interessare. Praticamente è una ragazza che ha una vita che non ama, che non la stimola più, e un giorno prova per caso a scrivere su Google il suo nome e scopre che c'è una persona che ha il suo stesso nome e che invece ha una vita fantastica, una donna in carriera, una donna che ha realizzato tutti i suoi sogni, e questo le farà fare tante domande su di sé, sulla sua vita e su cosa è giusto fare per andare avanti. Bene ragazzi, il video finisce qui. Io non so se vedi, rientrando in inquadratura, comunque qui una bella pila di libri che mi sono preposta di leggere entro la fine dell'anno, o meglio entro Natale. Spero veramente di farcela, quindi ti fate per me. Ovviamente non metto in discussione, cioè non escludo, ecco, volevo dire, il fatto che se un libro non mi piace io lo abbandono. Come sapete è uno dei miei propositi per ogni anno nuovo, ovvero quello di non fossilizzarmi sul libro che non amo. Quindi se un libro non mi piace lo abbandono, fatto sa che comunque non lo riprenderò mai in mano, probabilmente lo donerò alla biblioteca, quindi comunque lo eliminerò dai libri da leggere. E niente, allora io mi metto subito all'opera, vado subito a leggere. E voi niente, fatemi sapere quali sono i libri che insomma nel periodo più imminente avete voglia di leggere, che avete magari in libreria da tanto, che sapete essere arrivato il momento giusto per loro. E noi ci vediamo prestissimo con un altro video. Credo che il prossimo sarà proprio il bookshelf tour che tanti di voi stavano aspettando, perché effettivamente è tanto che lo voglio girare. Ora l'ho girato, l'ho montato, è pronto per essere visto. Niente, noi ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao!